questo è un piccolo assaggio di un lavoro più ampio. Come si chiama e che cos'è? Presentate insomma il vostro ultimo lavoro. Questo è un handpan, uno strumento molto interessante, nato nel 2000 circa, quindi moderno, e il nostro lavoro si chiama In La Cache. Questa parola è una parola che proviene dai Maya e il suo significato, che è stato leggermente modificato, e come la parola stessa, vuol dire tutti siamo una cosa sola, tutti siamo uno. E ispirati un po' dalle sonorità dell'handpan e da tutto quello che è un po' la magia di questa parola, che poi da parte nostra ha subito un approfondimento, abbiamo composto una serie di musiche, una serie di brani che li abbiamo alla fine rinchiusi o richiusi in un CD che si chiama appunto Il La Cache, omonimo del gruppo. Mettendo in play questo disco, che cosa si ascolta? Che cosa si ascolta? Tante cose. Forse la prima cosa più importante, la prima cosa che si ascolta è la nostra storia musicale, il nostro percorso musicale, che più o meno ci accomuna, insomma, io e Claudio sono tanti anni che lavoriamo insieme, che condividiamo palchi e progetti, e dopo tanto tempo abbiamo deciso di far convergere un pochettino tutte le nostre esperienze all'interno di questo CD. È un viaggio tra musica world, c'è qualcosa anche di house, c'è musica per la meditazione, insomma abbiamo voluto prendere questo strumento e trattarlo con le nostre mani in tutti i modi che conosciamo, insomma abbiamo cercato di fare questo, di espanderlo ovunque attorno alla nostra esperienza. Le prime date avverranno in zona, e assolutamente quella di oggi pomeriggio, sabato, qui a Città della Musica, che è un po' il tempio degli strumenti musicali per tutti gli amici e tutti quelli che suonano uno strumento musicale in genere, che ha aperto, sensibilizzandosi proprio alla musica dal vivo, la possibilità di presentare alcuni prodotti, soprattutto quelli inediti come questo, e quindi oggi ci troverete alle 18 con ingresso libero per tutti a Città della Musica e vi aspettiamo.